Non ci bastava solo conoscere le celebrità. Volevamo vivere come loro. Hey, I can be the answer. Paris Hilton è a Las Vegas per una festa stasera. Dai, andiamo a casa di Paris. Voglio le sue cose. Oddio, ragazzo! Oddio, sono andati via. La polizia indaga sui collegamenti tra i diversi furti a Hollywood Hills. Ha parlato con qualcuno di loro? Ho parlato con tutti loro. Davvero? E Lindsay Lohan che ha detto? Dopo il Leone d'Oro con Samuel al Amenazia, il film Bling Bling è distribuito dagli amici di Lucky Red in 300 copie, quindi notevole, dal 26 settembre. Io sono sicura che le domande sono moltissime, benvenuta in grande Sofia Coppola. Sono sicura che le domande sono moltissime e farò semplicemente la mia prima e poi lascerò spazio a voi che avete bisogno di tempo, nel caso non ci fossero altre domande. Io sono curiosa di una cosa. Gli eventi del film sono tra il 2008 e il 2009. Quindi all'inizio proprio dell'esplosione della grande crisi finanziaria e economica. È cambiato qualcosa in quel panorama sociale? È peggiorato? È migliorato quello delle celebrity, intendo appunto, e della scena di questi ragazzi? Seems to be growing, so I haven't noticed a difference except for I think it keeps growing. Beh, per quanto ne so io, almeno da quella è stata la mia osservazione di quel mondo, il fascino, quasi l'ossessione per il mondo delle celebrities, delle star e appunto il successo dei reality show televisivi in realtà non fa altro che crescere anche rispetto al 2008, quindi per quanto ne so io non credo che la situazione economica o la crisi abbiano avuto un grosso impatto su questo, perché per quanto mi riguarda mi sembra che questo fenomeno stia crescendo. Look at that part of our culture because it seems to be becoming so extreme. E io ero molto interessata quindi analizzare attraverso un film questo aspetto della nostra cultura proprio perché mi sembra che stia arrivando, toccando degli estremi veramente notevoli. Ci sono già delle domande e allora io passo volentieri la prima. Sì. Buongiorno. Senta, nel suo film, no, quello che mi ha colpito, visto che ho una nipote, ci sono tante ragazze giovani, quello che mi ha colpito è la totale assenza dei genitori, la totale assenza per questi ragazzi di una crisi, cioè una crisi di valori incredibile. So che lei è anche mamma, anche se le sue bambine sono piccine, però insomma è davvero così, è così difficile. Sono dei giovani così senza proprio un valore, piatti. E poi mi interessava sapere anche poi il fatto dei genitori completamente assenti, grazie. In this story, that seemed to be what I noticed that they had in common, these kids in the story, that the parents weren't really involved, the families weren't involved. So it's not a generalization of all young people, but I think that, you know, if you're into that world without any parent involvement, but I know lots of young people who have their families involved and aren't, you know, aren't at all like the kids in the movie. Beh, io ho, diciamo, la storia che avete visto nel film che ho voluto raccontare, naturalmente parla anche di questo. Vedete che i ragazzi, in effetti avete notato, pare che le famiglie non siano assolutamente di sostegno e forse la cosa che accomuna questo gruppo di ragazzini è proprio questo. Però io non volevo con questo fare una generalizzazione della gioventù o degli adolescenti americani. Sicuramente quelli raccontati nel film sono in quella situazione, hanno dei genitori assenti, però poi ci sono ugualmente tanti altri adolescenti che invece hanno delle famiglie che li sostengono, che li trasmettono degli altri valori. Se c'è un'altra domanda. Da Vergini Suicide, che è stato il suo primo film, a questo film, sempre degli adolescenti, due situazioni completamente diverse. Cosa è cambiato oltre alla famiglia, alla società, agli anni?
Che cosa determina? Sono due estremi oppure rappresentano delle epoche? Grazie. I mean, for me, the Virgin Suicides was very, at times, very innocent. And in this story, they have no innocence. So it's, I think it's just a different time and looking at, you know, our contemporary culture and social media and it's so different than the 70s. Beh, sicuramente appunto le protagoniste del Giardino delle Vergini Suicide, almeno all'epoca quando ho realizzato questo film, erano delle ragazzine innocenti, mentre le ragazzine e i ragazzi che dipingiamo qui non lo sono affatto. Sicuramente si tratta di due epoche veramente molto molto diverse. Il mio interesse con questo film era proprio quello di raccontare un po' quello che sta succedendo in questa nostra società contemporanea, in questa cultura pop. Quindi si tratta veramente di due epoche diverse, anche perché, come diceva lei, sono passati gli anni e quindi sicuramente si tratta di adolescenti in situazioni anche temporali totalmente diverse. Io ho visto. Ecco un attimo. Salve. Sì? Sì, bisogna. Speak closer. Yeah, yeah. Can you hear me? Okay. La mia domanda era proprio legata in parte a quello che ha chiesto la signora prima. Qui abbiamo delle ragazze innocenti nel giardino delle vergini suicide e poi abbiamo delle ragazze molto meno innocenti in questo film. Secondo Sofia Coppola, dove possono arrivare i ragazzi nel prossimo eventuale film o comunque nel prossimo futuro? Perché stanno facendo una strada molto chiara. Cioè, qual è la visione di Sofia Coppola dei ragazzi di domani, perché abbiamo visto quella di ieri e stiamo vedendo quella di oggi. Grazie. I don't know, I'm curious because I have daughters. I'm wondering if this side of our pop culture is going to keep growing or if there's going to be a reaction and go the other way, but I don't know, we'll have to see, but I don't know. Beh, in realtà sono anch'io molto curiosa di questo fatto perché, come forse sapete, sono mamma di due figlie e quindi sicuramente mi interessa poi sapere quello che succederà se, per esempio, questa cultura pop che vediamo anche dipinta in questo film continuerà a crescere come è successo in questi ultimi anni oppure se ci sarà una reazione e si cambierà pagina, si cambierà registro e si troverà qualcos'altro. Sinceramente sono molto curiosa anch'io di saperlo. For me this story had a little bit of a science fiction aspect of this of these kids growing in that way, but I'm sure there's going to be other kids that react to that and aren't like that. Beh, per me appunto raccontare questa storia aveva anche un che di fantascientifico, nel senso perché vedere dei ragazzini che sono cresciuti, ma veramente così, che crescono in questa maniera e che seguono questo tipo di cultura, sicuramente per me è stato anche sorprendente, però so anche, come dicevo prima, che ce ne sono poi degli altri che crescono in un'altra maniera. Sì. Innanzitutto complimenti per il film. Mi chiedevo cosa ne pensasse di questa tendenza che c'è negli ultimi anni. Ci sono diversi ormai film che parlano di questa generazione in decadenza morale. E pensavo anche al film di sua nipote Gia Coppola, che è stato presentato adesso a Venezia. Volevo sapere se lei ha compreso l'origine di questa crisi e se c'è una soluzione o una speranza di cambiamento. I think people have always talked about a teen malaise. I think that's a traditional thing that people go through, but I think this story is more about the extreme of you know, this oversharing and an obsession with kind of this pop culture that I don't think is, I think it's a big part of our culture, but there's also, it's not, you know, it's not everyone, but I thought it was, you know, alarming to look at and see how people will be affected going forward. Beh,
Sicuramente per quanto riguarda, diciamo, il disagio degli adolescenti, dei giovani, loro a volte appunto mancanza di valore, è un qualcosa di cui si parla sempre, diciamo, in tutte le generazioni poi si è sempre parlato del disagio degli adolescenti, quindi insomma questo è un tema che non sono certo la prima a toccare. Questa storia però voleva parlare soprattutto degli estremi, di questi comportamenti, di questa appunto ossessione per le celebrità che è portata agli estremi, di questa ansia di condividere tutto con tutti in tempo reale, di questa ossessione con questa cultura pop che in questo momento purtroppo rappresentano una parte importante di quella che è la nostra, che è la cultura americana. Quindi io volevo proprio dare uno sguardo proprio a questo e vedere poi anche quale poi sarebbe stata anche la reazione poi del pubblico, perché è un qualcosa che in questo momento sta succedendo. Vorrei chiedere solo una cosa da smentire o da confermare, perché ho letto che con i ragazzi del film, i protagonisti, lei li ha introdotti nelle case degli amici, o comunque li ha fatti. Vorrei sapere se è vero o se questa cosa che abbiamo letto è falsa. Oh yeah, we did. We had like a rehearsal period where the kids hung out together because I wanted them to feel like they were really a group of friends and had them do different things together. And one of the things we had them sneak into someone's house one night and break into a house, you know, to try to feel what that would be like. So. Beh sì, è vero, perché prima dell'inizio delle riprese abbiamo fatto in modo che questi ragazzi passassero parecchio tempo insieme, proprio perché si sviluppasse questa idea di gruppo, appunto questo affiatamento fra amici, quindi abbiamo fatto diverse cose insieme, fra cui c'è stata quella anche di farli introdurre, di farli entrare nelle case di altre persone, proprio per mettere loro stessi in questa situazione, cioè per cercare di fargli capire che cosa si può sentire, cosa si può provare nel, diciamo, infilarsi di nascosto dentro casa di qualcun altro. Di nascosto, a loro insaputa, all'insaputa del... Oh, it was a friend of mine's house, so I just don't come home tonight. Era la casa di un amico, quindi diciamo non era proprio totalmente all'insaputa, insomma, diciamo, ha accettato di prestarsi a questo gioco. Volevo sapere qualcosa delle celebrità, chiamiamole così, che sono nel film. Che tipo di rapporto c'è stata, che collaborazione c'è stata, se si sentono vagamente responsabili. Grazie. I wasn't in touch with them, except for Paris Hilton, who let us film in her house. But otherwise, I was really telling the story through the point of view of the kids and had the same distance they had to the stars. No, diciamo non abbiamo avuto contatti o rapporti con nessuna delle celebrities, delle star che sono state, diciamo, oggetto di vittime di questi furti, tranne Paris Hilton, che ha collaborato un po' per il film. E quindi io ho voluto raccontare questa storia proprio dalla prospettiva, dal punto di vista dei ragazzi, mantenendo quindi io stessa lo stesso distacco da queste star, il distacco che hanno i ragazzi. Quindi no, non abbiamo avuto nessun contatto con loro. Ci sono... No, io a questo proposito, se posso aggiungere, vorrei sapere invece proprio di Angelina Jolie, che lei nel film pone come role model, diciamo, che se ci sono state reazioni invece da parte sua, se ci sono stati commenti, perché? No, anche io sappia. But I just thought when I saw the real family that was based on, she was really... They had a reality TV show, and the mother was really teaching her kids with celebrities as examples. I guess she was trying to relate to them, but it seemed so far out. No, insomma, io so appunto che c'era questo reality show e la madre quindi stava cercando a queste ragazzine di insegnargli, insomma, un po' come poter partecipare a questo reality show, quindi raccontandogli alcune cose. Però per quanto riguarda, no, la reazione di Angelina Jolie, non che io ne sappia. Sì, c'è una domanda? Salve, la domanda è che siccome tutto ciò che vediamo nei film è esportato poi nel resto del mondo, perché la mania dei reality è arrivata da noi come in altre nazioni, non solo in Europa, eccetera, se vi sentite insomma responsabili, se vi pesa come nazione, non a lei ovviamente, e che cosa sta facendo l'America a livello istituzionale per arginare, perché poi voi
iniettate questi virus, no, in tutto il mondo. Poi dopo 20 anni, quando avete fatto danno in tutto il mondo, ci ripensate e dici: aspetta, adesso recuperiamo il valore della famiglia, altre cose. Noi la vediamo, la sentiamo così, questa cosa di rimando. Quindi ecco, che cosa si sta facendo oggi là per arginare questo fenomeno, che poi sono cose che arriveranno anche da noi, cioè un po'. Grazie. Magari arrivassero. No, perché per arginare. Ah, dopo 20 anni. That's why I wanted to make the movie, for us to look at our culture and maybe think about it. So I don't know what anyone's doing about it, but I thought the first thing was to look at it. Beh, è questo proprio, diciamo, uno dei motivi che mi ha spinta a realizzare questo film. Quando sono venuta a sapere di questi fatti veramente accaduti, era proprio questo, per dare uno sguardo, almeno per guardare un po' in modo obiettivo quello che stava succedendo nel nostro paese, per analizzare quindi un po' quella che è la nostra cultura, quantomeno per fare in modo che tutti, anche quelli che non erano al corrente, ne prendessero consapevolezza, cioè fossero consapevoli di quello che sta accadendo. Poi se qualcuno sta facendo, che cosa stiano facendo le istituzioni, i politici, questo non ho idea, però diciamo almeno questo è il primo passo, cioè fare un film del genere, perché appunto, così come diceva lei stamattina, che sarà scioccata nello scoprire queste storie, probabilmente insomma un modo affinché tutti se ne prendano consapevolezza. Ho una piccola curiosità. Noi in Italia siamo blindatissimi, abbiamo sprang, abbiamo di tutto, le finestre, sistemi di antifurti. Ma è così facile entrare nelle case in America? Perché avranno sicuramente i sistemi di sicurezza, ma basta entrare nella porta e si entra dentro casa. Grazie. It's a Los Angeles thing, I think but a lot of those places are gated communities, so people feel like they're safe. But yeah, I don't know. In New York, people lock their, maybe now they lock their houses, but I had friends at that time that. Oh yeah, you know, you leave the back door, but I think it's part of the kind of laid back California attitude, I guess, or, you know, not paying attention, I'm not sure, but it's, I think it's more specific to LA. Beh, credo che sia proprio una cosa tipica di Los Angeles e di alcuni di quei quartieri sono delle specie di comunità felici, per cui chi vive lì dentro si sente in qualche modo protetto, sicuro, quindi non aver bisogno di avere queste, credo che sia, faccia un po' parte di questa diciamo atteggiamento un po' rilassato, cool, che hanno in California, nel senso che non ci pensano, forse sì, è normale, anche un amico che vive diceva sì, ma in fondo che bisogno c'è di tutti questi sistemi di sicurezza. A New York sicuramente le cose sono diverse, credo che sia una cosa tipicamente californiana, forse il fatto di vivere in queste comunità li fa sentire più tranquilli e protetti. Ma adesso hanno cambiato atteggiamento dopo questo? Cioè, lasciano ancora la chiave su questo? I don't think so, yeah. Now Paris Hilton doesn't leave her key anymore. Beh, almeno Paris Hilton non lascia più la chiave sotto lo suoino, sicuramente lei dopo questi fatti almeno lei non ce la lascia più sotto. Ma c'è la porta che gli hanno rubato la droga, cioè? Dopo 6 volte. C'è una domanda. I think it took a while for her. I think she didn't notice right away, but yeah. No, forse insomma immediatamente no, diciamo che abbiamo visto qual è la, insomma, diciamo, la dimensione del guardaroba, forse immediatamente non si era accorta che mancassero uno o due pezzi. Sì, buongiorno. A me interessava invece il taglio. Sono qui. Oh, buongiorno. Interessava il taglio che ha dato alla storia da un punto di vista di fruizione per quanto riguarda lo spettatore, cioè nel senso io non mi sono mai sentito coinvolto da un punto di vista emotivo con le vicende di questi ragazzi, forse perché è un argomento che sento lontanissimo, no? Però volevo capire se è voluto proprio per creare comunque una sorta di distacco anche con persone di quell'età, magari ossessionate come loro da quel tipo di mondo, di cultura pop, come la chiamava lei. Grazie. Yeah, I mean, I wanted to have a little bit of emotional attachment to them and a lack of intimacy, because I thought they don't have intimacy between them. It's, you know, their connection is with this stuff and less emotional between them. And I did want to have some distance
I want you to go along on the ride with them, but have a distance with connecting with them. Beh, diciamo un po' le due cose. Volevo sì che soprattutto, insomma, che il pubblico seguisse la loro storia, quindi diciamo li seguisse in quello che fanno, ma anche che mantenesse un certo distacco emotivo e anche, diciamo, non sviluppasse un senso di intimità, anche perché anche fra di loro questi ragazzi in realtà non è che hanno una grande intimità. L'unica cosa che la lega è questa ossessione, questa passione per gli oggetti che sono, diciamo, di proprietà delle star. Quindi io volevo al contempo che il pubblico seguisse le vicende, ma senza, diciamo, ecco, sviluppare questa intimità con i personaggi, perché neanche loro l'hanno fra di loro. Se ci sono due domande qua. Prima Sheila. È piaciuto molto. E volevo chiederle dove ha studiato, cioè questo mondo degli adolescenti, dove l'ha guardato, l'ha osservato, che modelli ha preso. Perché sono adolescenti diversi di quando era adolescente lei. Yeah, I mean, I spoke a lot to the journalist. I met some of the real kids involved in the story, and then the one of my friend's daughter, who's a teenager, she looked at the dialogue and gave me advice on some of the slang, and I read a lot of the transcripts of the interviews with the real kids and met a few of the real kids involved in this. Beh, sì, sicuramente innanzitutto ho parlato moltissimo con la giornalista Nancy Jo Sales, quella che aveva pubblicato questo articolo su Variety, poi il libro che raccontava questa storia di questi eventi realmente accaduti. Poi c'è la figlia di una mia carissima amica che è un'adolescente, quindi mi ha aiutato per esempio per quanto riguarda i dialoghi, per quanto riguarda lo slang, il modo che hanno questi ragazzini di parlare, che sicuramente non è lo stesso. Poi ho letto tutte le registrazioni, le trascrizioni delle interviste fatte da la giornalista e anche le trascrizioni poi della polizia, appunto, quando questi ragazzini sono stati arrestati. Ho anche incontrato, diciamo, non in maniera approfondita, ma alcuni dei protagonisti di questa storia, quindi insomma in questa maniera mi sono informata. Posso solo chiedere perché ha cambiato i nomi dei protagonisti, che sono delle persone reali, quindi... versions was based on them, but it wasn't a documentary. Beh, innanzitutto per alcune questioni legali, e poi perché anche se il film è ispirato a fatti realmente accaduti, io volevo raccontare un film, non un documentario, quindi in questa maniera, cambiando i nomi, ho potuto mantenere una certa libertà anche nel raccontare la storia, di quanto invece non avrei potuto fare tenendo probabilmente i nomi e quindi raccontando proprio la storia vera. Io volevo sapere invece qual è stato il suo rapporto con i marchi che si vedono nel film, che comunque sono al centro dell'attenzione ovviamente, quindi come ha lavorato anche in produzione sotto questo aspetto. Grazie. In che senso? Cioè nel senso dal punto di vista con... Credo sia sì. Product placement. Esatto, sì. Do you mean like logistica, legale, in no, senso. Or the gift they pay for, or if you have they just let us borrow, we asked to borrow things because they wanted it to feel authentic and have some of the real brands, but they didn't pay us to put it in there. They they were even reluctant because we were showing it not in the most positive way, but they were helpful because they knew me and my work and wanted to help me and let us use some of their products. Beh, diciamo che in realtà, insomma, noi abbiamo parlato e volevamo essere molto autentici nel raccontare questa storia, quindi il fatto che ci fossero poi i veri prodotti avrebbe aiutato, quindi li abbiamo chiesti, ce l'hanno dati in prestito, in realtà non abbiamo ricevuto denaro per fare, diciamo, questo product placement, perché anche perché spesso poi questi prodotti non è che sono messi, diciamo, in una luce ottima, quindi sicuramente è stato un po' un down test, sicuramente, insomma, non avevamo bisogno di questi prodotti veri per renderli veri, sicuramente loro, insomma, che si parlasse dei loro prodotti va bene, però ecco, non è stato un product placement. Grazie. I'm sorry, you always refer to the protagonists as kids,
Lei parla sempre di ragazzi. But in fact, they were not exactly kids. The boy went to a normal prison. E il ragazzo è andato in una prigione normale, quindi non era un ragazzo così giovane. E quindi avevano una certa età. Perciò lei si è posta anche il problema del fatto che questa pop culture, come lei la chiama, di fatto assorbe qualsiasi versione di questi fatti e fa di questi trasgressori, tra virgolette, delle celebrità. Quando ha deciso di fare questo film, ci ha pensato che magari li rendeva ancora più celebri e ne faceva quasi degli eroi. Yeah, well, to me a 16-year-old is a kid, so that's why I call them kids, because they're teenagers. And I was careful not to make it, I wanted it to look fun and then turn and have a different feeling by the end. I wanted to be responsible, I didn't want to glorify crime, so I was aware of that when I made the movie. Beh, innanzitutto perché per me comunque un sedicenne, e io lo chiamo kids perché per me è un ragazzino, a 16 anni sia ragazzini sia adolescenti, quindi non sia adulti, per me sono i ragazzini. E sicuramente mi sono posta questo problema, infatti ho cercato di non farne delle star, di far vedere all'inizio il lato divertente, ma ho cercato di evitare di trasformarli in degli idoli o in eroi, sicuramente. And that's another reason I changed their names, I didn't want to make them more famous, even though they are getting attention from the movie, but, a limited amount. E questo è un altro dei motivi per cui poi ho cambiato il nome, perché anche se tutti sanno che si sta parlando di loro, però quantomeno non ho utilizzato i loro nomi proprio per evitare anche questo, che traessero forse anche vantaggio da questo film, cioè venissero trasformati in eroi. In questa banda il ragazzo sembra essere soltanto di passaggio e c'è finito perché cercava dei consensi. In realtà questa sembra essere una banda tutta femminile, ispirata da donne e portata avanti da donne. È una banda tutta femminile, cioè il ragazzo è una figura secondaria. Si chiede la domanda. I mean, I wanted to tell a story through his point of view because he was the one that I could connect to the most, and he seemed the most innocent of them. He got caught up in being with the girls. But yeah, the girls were the main girl was the one who was leading it, and he was following along. So yeah, I was mostly led by these girls. Beh sì, sicuramente era una band al femminile, però io ho proprio invece voluto raccontare la storia proprio dal suo punto di vista, anche perché forse era quello al quale mi potevo sentire più vicina, e sicuramente lui sì, quello che viene poi tirato dentro da questa ragazza che è un po' la leader di questa band, e poi viene appunto lei che lo guida, quindi però lo volevo proprio raccontare dal punto di vista di questo ragazzo che forse ci capita per caso perché cambia scuola, finisce in quel liceo, e quindi sì, sicuramente le vere leader sono le ragazze. Yeah, and I thought it was unusual because I hadn't heard about so many teenage girl burglary incidents. E poi era anche piuttosto insolito il fatto appunto che ci fosse questa band, questo gruppo che si intrufolava nelle case per rubare, che fosse tutto formato da ragazze, quindi anche poi c'era la presenza di questo qui che è stato tirato dentro forse suo malgrado. Buongiorno. Ho letto che lei vive a Parigi, non so se sia vero oppure è una cosa che... Volevo sapere se il fatto di vivere in Europa le dà il giusto distacco per poi criticare la società americana, nel senso che lei l'ha sempre fatto nei suoi film, quindi volevo sapere se le dà appunto questa possibilità in più. E poi un'altra cosa, se è possibile, una curiosità. Ho letto di un suo rito scaramantico particolare all'inizio delle riprese. Volevo sapere se era vero, se era vera questa cosa, e magari se ce ne poteva parlare. I live between New York and Paris, but definitely spending a
few years in Paris, coming back to America, that that side of tabloid culture was more noticeable because it grew. Even when I left, when I went to live in France, TMZ didn't exist, and then I came back and there were this whole other level of tabloid. So I think, yeah, living in Europe made me notice it more. And it's not as much in your face as it is in the States. And the ritual, yeah. Are you talking about maybe Puava, the thing we say? Yeah, that's a tradition that my dad always did for good luck on the first day of shooting. Just a thing we do with the crew, all hold hands and we say something, and I always do it now out of a family tradition. Beh, per quanto riguarda, sì, io vivo fra New York e Parigi, però appunto poi c'è stato un periodo in cui sono stato diversi anni a Parigi, e quando sono tornata sicuramente questa cultura pop con tutti i suoi estremi era sicuramente esplosa, quindi c'erano alcune tabloide che non esistevano, e quando sono tornata invece c'erano, e quindi forse il fatto di essere stata un po' lontana, anche se non è che ero totalmente, diciamo, inconsapevole, però non viverci immersa per un po' di anni, quando sono tornata sicuramente queste cose, insomma, le ho viste in maniera, diciamo, forse più oggettiva, perché non le avevo vissute, quindi le ho viste tutte insieme, quindi sicuramente sì, un po' di stacco questo me l'ha dato. Per quanto riguarda questo piccolo rito scaramantico, sia sì, qualcosa che risale a mio padre, un qualcosa che si faceva in famiglia, riuniamo la troupe tutti insieme, il cast, insomma, diciamo delle cose, ma è una cosa che ormai ho ereditato e che faccio anch'io.